Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa prima puntata di Appunti di Car Fishing, una serie televisiva dedicata appunto al car fishing che abbiamo studiato insieme a Roberto e Andrea Trabucco, distributori del marchio K-Carp, che è sponsor di questa trasmissione. Nel corso di questa trasmissione cercheremo di visitare alcune delle acque più tradizionali in cui si svolge il carp fishing, andando a raccontare quelle che sono le tecniche. Non punteremo la nostra attenzione sull'importanza delle catture quanto sul modo corretto di approcciare il vero carp fishing, quello che è nato in acque come quella alle mie spalle, piccoli bacini in cui si è sviluppata una tecnica di pesca che poi ha travolto l'Europa. Dedicheremo molta della nostra attenzione alle cosiddette acque libere, ma pescheremo anche in riserve di pesca dedicate, che abbiamo selezionato tra quelle cosiddette virtuose, quelle che non contengono per nessuna ragione le famose famigerate flying carp. Adesso basta con le parole, cominciamo a concentrarci sull'azione di pesca, la giornata è di quelle belle e speriamo che le carpe ci vengano a trovare. Cominciamo! In questa prima puntata ci affidiamo a un lago bellissimo, ringraziando l'amico Moreno Graziani, che è il nostro ospite, il lago Forest. Siamo nei paraggi di Pietrafitta. Abbiamo scelto questo lago perché, nonostante le dimensioni relativamente ridotte, presenta una serie di situazioni di pesca molto differenti l'una dall'altra, per cui diventa un campo di prova veramente difficile. Moreno, come è nata l'idea di avere questo lago e come lo hai ripopolato questo lago? Avendo questa passione, io ho avuto la possibilità, diciamo, di vedere questo ambiente e da quel momento mi sono un po' innamorato e ho cominciato praticamente a sviluppare dei progetti. In questo caso ho praticamente cercato un po' dei riferimenti e quindi ho trovato dei pesci di allevamento che quindi certificati? Assolutamente certificati. Ho incominciato a lavorare anche all'interno di questo lago, sviluppando appunto le piazzole, che era un po' difficile da come era messo poi riportarlo a queste condizioni. E quindi la pesca in questo lago oggi è veramente straordinaria sotto il punto di vista anche tecnico. Perché? Esatto, ed è la ragione per cui l'abbiamo scelto: aree ricche di ostacoli, grandi piani, cambi di livello, profondità che varia, la stagione comincia a essere quella in cui le carpe si mettono in movimento. Intanto grazie Moreno per ospitarci in questo lago bellissimo, cominciamo immediatamente a parlare di tecniche di pesca e come approcciare un'acqua in cui non abbiamo mai pescato. Per queste sessioni di pesca in acque di dimensioni medie ho scelto un modello di canna molto particolare, il modello più prestigioso della linea K-Carp, l'Enigma. Questa canna ha una caratteristica importante, i diametri veramente sottili, grande reattività del fusto, facilissima nel lanciare e lo possiamo vedere nelle immagini, estremamente precisa, molto gradevole nel combattimento. Questo è dato dal materiale che è stato usato, il Radial Fused Carbon, che viene accoppiato in alcune parti della canna al nano carbon, in particolare nella parte del manico e nella parte degli inneschi. Ulteriore tocco di classe di questa canna è dato dagli anelli SICK e dal woven carbon rinforzato con anelli in acciaio proprio nella parte di innesto delle due parti. Queste canne sono in 12 e 13 piedi ed è stato scelto appositamente un test di curvatura di 3 libbre che è quello poi considerato universale. Una canna veramente molto piacevole da utilizzare. Cominciamo a parlare della base del carp fishing, l'air rig,
In queste puntate ne vedremo diversi, vedremo le tecniche di costruzione con dei piccoli tutorial in video. Il primo che vado a mostrarvi si chiama snelling, è una forma di senza nodo cosiddetto, con il quale poi è possibile andare a costruire praticamente il 95% degli e-rig che vedremo in appunti di carfishing. Quindi adesso ci concentriamo sul morsetto e vediamo come si costruisce lo snelling. Per costruire questo snelling mi appoggio a un anti-ejection hook misura 2, quindi molto generosa, e come braid ho scelto un Dynatex, il 3X Link Fast Sinking, in questo caso un 35 libbre. La colorazione è camouflage. Dopodiché ho immediatamente innescato due boilies, perché pescherò con due boilies, chiaramente con il classico cappio, con il classico boilies top. Le posiziono a una distanza rispetto alla curvatura dell'amo di circa meno di un centimetro, da 0,5 a 0,7-0,8. Prendo l'estremità del nostro braid, del nostro intrecciato, e costruisco un otto lasciando questa piccola parte che spunti fuori. Il nodo è praticamente già costruito, perché si tratta di prendere un'estremità e avvolgerla intorno. Quante volte? Quante ne vogliamo. Che si chiude con 7-8 giri, assume una struttura molto stabile. Prendo l'estremità, la tiro e mi trovo in questa posizione. Vado a reinserire dell'occhiello sempre dalla parte esterna verso la punta dell'amo, per creare questo angolo, che è un angolo che viene chiamato tecnicamente del line aligner, e il nostro rig è perfettamente pronto e funzionante. Andiamo adesso a vedere una piccola variante dello snelling che abbiamo visto nel primo tutorial, in cui un piccolo anellino lo trasforma in blowout rig. Blowout significa che la carpa, una volta aspirata la nostra esca, non è in grado di espellere l'amo e quindi rimane intrappolata. Andiamo a vedere come si costruisce e quali accessori ho utilizzato. L'amo scelto per questa costruzione è un anti-snag hook misura 2, molto generoso, proprio per facilitare la visione di questo piccolo tutorial. Ho affiancato un slow sinking del 25 libri Extreme, che è un intrecciato protetto con una guaina di plastica, quindi ci permette tantissime varianti sul tema. Andiamo a vedere come ho costruito questo blowout rig. Ancora una volta ho innescato due boilies molto grosse, più di 20. Ho aggiunto semplicemente un anellino che ho inserito all'interno dell'amo, in modo che possa liberamente muoversi. A questo punto, una volta che con le dita blocco l'anellino, vado a svolgere, come abbiamo visto nel primo dei tutorial, un snelling knot. Quindi ricordo che effettuiamo un cappio, lasciamo una piccola parte che fuoriesca, andiamo ad avvolgere alcune volte, vado a tirare per serrare il nodo, inserisco dalla parte esterna verso l'interno, in modo da avere quel classico angolo line aligner. Il blowout si materializza proprio grazie all'anellino e alla possibilità della boilies di muoversi liberamente lungo il gambo dell'amo. E abbiamo visto la costruzione di un semplicissimo blowout rig. Nylon fluorocarbon oppure braid? Questa è la grande domanda che molti si pongono. In questa sessione di pesca ho deciso di utilizzare il braid, quindi l'intrecciato, in particolare il Dynatex da 35 libbre. In altre occasioni, oppure laddove non sia possibile utilizzare il braid, utilizzeremo nylon barra fluorocarbon, e in questo caso la scelta va per l'Extreme, per le sue grandissime capacità di resistenza all'abrasione. Andiamo a vedere adesso dove abbiamo caricato il Dynatex, quindi il nostro intrecciato. Il mulinello di questa sessione è l'Adamant 3D Camo. Camo per via del particolare camouflage con cui è rivestito, un mulinello
in questo caso 8000, disponibile anche nella versione 12000. Alcune caratteristiche: innanzitutto doppia bobina, in questo caso una bobina caricata con il braid, una seconda bobina di riserva che personalmente ho caricato con uno 0,40 in fluorocarbon. Qualche caratteristica tecnica: sono i 6 cuscinetti SS Long Life a doppia schermatura, quindi contro ogni agente che ne possa andare a rovinare le performance. La manovella molto ampia, molto facile da utilizzare, alberino in acciaio inox che lo rende estremamente stabile, una frizione micrometrica assolutamente in grado di, con piccole regolazioni, di modificare radicalmente il contenuto della frizione, un mulinello facilissimo da utilizzare. Il problema fondamentale in queste situazioni è che questa carpa è arrivata nella zona degli ostacoli, delle legnaie. Adesso sono riuscito a estrarla e adesso sotto riva fa un po' di difesa. Eccola qua, si lamenta un po' nel sottoriva. Diciamo che non è la regina delle carpe, si possono prendere un pochino più grandi, però è un inizio ed va festeggiata nel giusto modo, va onorata nel giusto modo. Una cosa importantissima in queste fasi è disporre, e ne approfittiamo sin dalla prima puntata, di un materassino o di una culla, nella fattispecie, di dimensioni generose. Il pesce si è svegliato adesso, di dimensioni generose come questa, perché appunto potete immaginare che cosa può accadere con un pesce di taglia molto più importante. Adesso andiamo a slamarla, la lasciamo andare. Questa carpa ha mangiato su un innesco doppio di Tiger Nuts. Adesso si sta lamentando, evitiamo di fare fotografie, togliamo il guadino dal materassino e la lasciamo andare direttamente. Abbiamo mangiato, è arrivato il momento di ritirarsi, il carfishing è anche questo, grandi comodità, ho scelto un addome molto molto grossa e spaziosa, diamogli un'occhiata all'interno, la sedia in un angolo, tutte le parti elettroniche che stiamo utilizzando ben protette dall'umidità, un comodissimo lettino che è la parte più bella del carfishing e tutto quanto a portata di mano chiaramente, con una piccola trasmittente a disposizione per poter vedere le eventuali abboccate, schizzare fuori. Io tengo abitualmente parte della tenda aperta in queste condizioni meteorologiche, in modo che mi sia sufficiente fare due passi, ed ecco lì, essere sulle canne e poter ferrare. E adesso, buonanotte. Bisogna stare molto attenti perché questa è la canna che è andata vicino agli ostacoli, che pagano ancora una volta. Adesso Moreno si diverte con questo pesce che sembra spostarsi. Bisogna tenerlo lontano, bisogna stare molto attenti in queste fasi.
molto attenti. Mezzanotte e un quarto circa, stavo dormendo benissimo, però di fronte a una bella partenza siamo arrivati ad averla sotto riva? Quasi. Ah sì sì, si intravede. Un'altra carpa, non gigantesca, ma questo al momento sta passando il convento, ma va bene benissimo direi. Eccola qua. Sì, una reginotta, dai, 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 andiamo a guadinarla. Perfetto, wow. Vediamo un po'. Questa si è pappata una doppia da 20 la signorina. Stanno uscendo dal periodo, è agganciata molto bene il lato della bocca, che è quello che cerchiamo, con un rig di cui parleremo, ci bagniamo le mani, in una delle prossime puntate. E ok, io direi, Graziano, la lasciamo andare, questa bellezza è andata. Adesso è arrivato il momento di controllare le esche, bel recupero, in questo caso una tripla su un dirig che vedremo, sa pochissimo di fondale, però voglio fare un'altra prova, voglio provare a pescare almeno una canna innescata al mais, che è un'esca che non dobbiamo mai sottovalutare, mais e tiger nuts leggermente staccati. In queste fasi utilizzo il cosiddetto dental floss, perché ab origine era proprio il filo interdentale che andavamo a comprare negli alimentari per fare questi inneschi e non solo. Eccolo qua. Eccolo, incagliato. Adesso bisogna vedere come fare uscire questo pesce dall'ostacolo. È venuto, sono riuscito a toglierla dalla legnaia. Adesso devo forzare per farla stare il più alto possibile di mezzo al lago dove non ci sono ostacoli. Però sposta laterale, non è un pesce enorme, però ho visto la situazione di pesca molto difficile, ieri faceva freddo, l'altro ieri faceva caldo, oggi faceva nuovamente freddo, diciamo che non ci possiamo assolutamente lamentare, la primavera arriva fra qualche giorno, ma non si capisce se è caso di mettersi in maniche corte o in maniche lunghe. In questa fase controlliamo bene il pesce, perché qua fa le ultime sfuriate, ecco, si comincia a vedere, non capisco se è una regina, sì, è una reginotta, niente di che, però un pesce comunque molto guadagnato, opla, evviva. Vabbè, non è sempre pesce da 20 kg, questo è carfishing quello serio, perché questa non è un'acqua facile, ha talmente tanto cibo naturale da rendere la pesca, con le bolis in particolare, complessa, e vedendo il rateo di mangiate che abbiamo avuto dimostra che questo lago, che può offrire delle carpe anche da 24-25 kg, non è un lago da prendere sotto gamba, pensando di arrivare a fare una pesca facilitata. Assolutamente siamo lontani da questo, direi.
Stanno uscendo dai rigori invernali, guardate che bellissima coda ha questo pesce, un pesce potentissimo, perfetta anche la livrea, e adesso lo lasciamo andare e poi toccherà a noi andare finalmente a mangiare. Questa è una parte essenziale del nostro car fishing. Appunti di car fishing avrà anche questi momenti alla MasterChef, grazie a Sonia che è dietro la brace. E ora ci fermeremo per un attimo e penseremo a mangiare queste cose incredibili. Che dite? Ci hanno appena fatto finire di mangiare. È un'altra partenza sulla canna lanciata a destra in mezzo alla legnaia. La situazione non è mai facile, per cui bisogna forzare e forzare. Così come il sistema treccia finale, ora il pesce si è andato a infilare, è importante il piombo a perdere in queste situazioni, vediamo se si riesce a far uscire. Ecco, dentro la legnaia completamente, ora vediamo di farlo uscire pian pianino, in qualche modo, lasciando anche filo, lasciandolo andare, vediamo se ci si riesce. Peccato. Venuta? Ottimo, ottimo, ottimo! Forzala adesso e cerchiamo di guadinarla. Perfetto, ce l'abbiamo ormai sotto, dai. Si vede che in quella sosta lì ha preso ossigeno, ha preso fiato. Eccola che arriva. Hai capito? La quarta, la quadrupla, evviva! Bravo Moreno! Eccola qua, la nostra bellissima culla, fondamentale, super spaziosa. Certamente per un pesce del genere è una manna del cielo avere la possibilità di essere slamata qua. Ne approfittiamo come al solito per avere le mani il più bagnato possibile, togliendo orologi, parti che possano ferire il pesce. Bella Peppa, che fretta! Siamo arrivati alla fine della prima puntata di Appunti di Car Fishing, questa nuova serie che ci porterà a pescare in tante acque diverse. Io ci tengo a ringraziare Moreno Graziani, il Lago Forest, che è stato molto difficile. Ci ritorneremo, perché il lago è in grado di offrire prede molto importanti. Noi non so dove ci vedremo la prossima puntata, lo dobbiamo ancora decidere. L'importante è che questa vi sia piaciuta. Fateci sapere qualcosa sui vari social e ci vediamo su Pescare e Cacciare TV, sempre su Appunti di Car Fishing. Ciao!